La Torre Eiffel è un mostro sacro, un monumento mondiale, un'icona assoluta. Ha anche delle copie in tutti i continenti. Quest'opera grandiosa, nonostante le difficoltà ingegneristiche, come quella di prevedere un'adeguata resistenza ai venti forti o il basamento in grado di reggere il peso di una struttura così pesante completamente in acciaio, fu realizzata a tempo di record in soli 2 anni e 2 mesi, dal 1887 al 1889. Il risultato finale fu superbo e impeccabile, anche se i disegni iniziali sembrano francamente degli schizzi da dilettanti e non di chi si apprestava a costruire una torre di ferro alta 300 metri. Osservando le foto della costruzione possiamo cogliere lo sforzo compiuto nei minimi particolari, anche se alcuni passaggi sembrano presentare delle anomalie. Per esempio, foto della stessa altezza con sfondi diversi, prati incolti da una parte e giardini curati dall'altra. Le barre dritte in cima sembrano le stesse, evidentemente si tratta di paranchi o gru spostate da un livello inferiore a uno superiore. In due foto si vedono queste sbarre di ferro o lunghissimi pali di legno disposte allo stesso modo, anche se le angolazioni fotografiche sembrano diverse. Pali e casette con finestrella orientati verso il fiume. Forse è sempre la stessa direzione del fiume che trae in inganno. In una foto si vede un reticolo in prossimità dell'immagine, ma c'è da dire che l'arte fotografica era ancora in fase di sviluppo. Poi abbiamo la scomparsa o comparsa della casetta al primo livello, anche se pare passato poco tempo dalle due foto. E c'è una enorme impalcatura centrale, fino al primo livello, una cinquantina di metri, a cui corrisponde la parte centrale della torre, che è vuota. Ma forse la prospettiva inganna. Ed è servita solo per il primo piano? E come è stata fissata? Con bulloni o rivetti? Visto che doveva essere smontata. E le lamiere di ferro come venivano portate dagli stabilimenti Eiffel fino alla torre? Ed erano già tutti pronti, i 18.000 pezzi, come una intera torre ammassata per terra. Ricordiamo che tutto è stato eseguito in 2 soli anni e suscita ancora meraviglia il modo in cui siano riusciti così velocemente a innalzare tutte quelle sbarre di ferro ad altezze sempre maggiori. E come abbiano fatto poi a rivettare le lamiere di acciaio, decine e decine di migliaia di fori da far combaciare per poi inserire il mozzo e bloccare in modo definitivo, con una tecnica usata più tardi nei grattacieli americani. Anche se si trattasse di 100.000 fori e che si fosse riusciti a completarne un certo numero all'ora, fra inserimento del perno e bloccaggio, operazione non semplice, senza ponteggi o impalcature esterne, sarebbero occorsi molti mesi solo per la rivettatura. Ma per questi calcoli ci vorrebbe un ingegnere. Quello che è certo è che 2 anni passano in fretta e opere più piccole hanno richiesto più tempo, come la torre di Blackpool, che è grande la metà di questa, iniziata nel 1891 e inaugurata nel 1894. Ma forse questi calcoli sono approssimativi e mi fermo qui. Di certo, lavorare lassù più di 100 anni fa
senza le risorse della tecnologia moderna non deve essere stato facile.